Per la 52esima volta nella storia si affrontano per il derby d'Alto Adige Bressanone e Bolzano. È una partita speciale, è una partita importante per la classifica, c'è chiaramente tutto il sapore del derby. Siamo qui con due protagonisti che tra poco scenderanno in campo, il padrone di casa Andrea Basic e Alessio Moretti. Per quanto riguarda invece il Bolzano, iniziamo dagli ospiti. E allora Alessio Moretti, che partita è oggi? Sicuramente una partita durissima, già che un derby è molto sentito, ci sarà un pubblico foltissimo e calorosissimo in un palasport bellissimo, uno dei più belli d'Italia. Loro si sono rinforzati tanto quest'estate nel mercato, hanno costruito un'ottima squadra e quindi noi temiamo questa partita, però ci siamo preparati perché comunque siamo Bolzano e non dobbiamo andare a vincere su ogni campo. Ecco appunto, Basic di fatto per la pallamano italiana al momento Bolzano per tutti, con chiunque. Per la 52esima volta nella storia si affrontano per il derby d'Alto Adige Bressanone e Bolzano. È una partita speciale, è una partita importante per la classifica, c'è chiaramente tutto il sapore del derby. Siamo qui con due protagonisti che tra poco scenderanno in campo, il padrone di casa Andrea Basic e Alessio Moretti. Per quanto riguarda invece il Bolzano, iniziamo dagli ospiti. E allora Alessio Moretti, che partita è oggi? Sicuramente una partita durissima, già che un derby è molto sentito, ci sarà un pubblico foltissimo e calorosissimo in un palasport bellissimo, uno dei più belli d'Italia. Loro si sono rinforzati tanto quest'estate nel mercato, hanno costruito un'ottima squadra e quindi noi temiamo questa partita, però ci siamo preparati perché comunque siamo Bolzano e non dobbiamo andare a vincere su ogni campo. Ecco appunto, Basic di fatto per la pallamano italiana al momento Bolzano per tutti, con chiunque parli di fatto è imbattibile, ma oggi in questo campo Bressanone ci vuole provare fino in fondo. Sì, Bolzano fino ad ora ha dimostrato che è una ottima squadra, è prima in classifica e noi ce la giochiamo, ci mettiamo tutto il cuore dal primo all'ultimo e poi vedremo alla fine. Ecco, Bressanone è una squadra che si è rinforzata tanto, tu sei uno dei nuovi arrivati. È una squadra che vuole arrivare in alto anche in proiezione girone unico del prossimo anno. Sì, quello sono d'accordo, la società ha investito tanto, siamo arrivati io e Bruno Brzic, l'argentino, l'ala. Ci vogliamo provare, dico di nuovo, ci vogliamo mettere tutto e entrare nella massima serie che è il prossimo anno. Alessio, oggi partita complicata, una partita alla quale dovete arrivare con la concentrazione giusta anche in ottica Supercoppa, perché poi la settimana prossima c'è un'altra battaglia per voi. Sì, sono rientrati quasi tutti gli infortunati che avevamo e è una partita dura, anche perché in vista della Supercoppa dobbiamo comunque tenere la concentrazione alta. È una partita difficilissima, per ora la più difficile in queste prime quattro giornate, quindi dobbiamo essere concentrati e tenere fino alla fine, perché loro sicuramente non molleranno un gol. Un giocatore che toglieresti a Bolzano? È proprio lui, che sta giocando quest'anno bene, che solo che continui così, ma noi ci proveremo, dico di nuovo, siamo coscienti che possiamo farcela e quindi sarà una ottima gara. Stessa domanda. Non per essere scontato, ma anche io toglierei Andrea, perché loro hanno uno dei pivot più forti d'Italia e lo sta dimostrando, l'ha dimostrato l'anno scorso a Merano, quest'anno Bressanone ha fatto un colpaccio, quindi sarebbe per noi più facile se lui non ci fosse. Entrambi politicamente corretti, non potrebbe essere altrimenti, ma in campo sarà ovviamente altra storia, sempre all'insegna della correttezza, ma grande agonismo per questo attesissimo derby tra Bressanone e Bolzano. Ore 19 il fischio d'inizio, siamo in diretta tra poco su Pallamano TV.
prendete la tensione, il pathos, le sensazioni uniche di un derby e moltiplicatele per due. Ecco, questo è il valore di Bressanone Bolzano, il match of the week scelto da Palamaro TV e valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A1 maschile. E amiche e amici della Palamaro, da Matteo Aldamonte una buona serata, siamo in diretta dal Palazzo dello Sport di Bressanone. È un derby e questo l'abbiamo detto, ma anche uno scontro diretto per il primato del girone A. Bolzano ha sempre vinto fino ad ora, ha battuto mezzo corona, Malo e Meirano, un percorso netto quello dei campioni d'Italia che è valso i 6 punti al momento in classifica. Anche Bressanone non ha mai perso, ma ha lasciato per strada un punto che è poi quel ritardo accumulato in classifica nei confronti proprio di Bolzano, un punto perso a Trieste nella prima stagionale, un campo difficile il Chiarbola, dove appunto la squadra del tecnico René Kramer ha lasciato un punto, un pareggio che comunque poi ha visto seguire due vittorie nette per la squadra del Bressanone, una squadra che ambisce chiaramente alle prime posizioni della classifica. Dall'altra parte però c'è la corazzata di questo campionato di Serie 1 maschile, vincitrice dello scudetto lo scorso anno, il Bolzano, che ha sicuramente dato prove di forza importanti in questo avvio di stagione. Su tutte la vittoria del terzo turno contro la compagine del Merano, il secondo derby consecutivo per la squadra del tecnico Fusina, che fa a meno questa sera di Nicola Riccardi. Anzi, ma andiamo subito a vedere le formazioni, iniziamo con il Bolzano, lo facciamo con l'aiuto della grafica. Eccola la formazione del Bolzano che si schiera con i due portieri. Sono Mate Volarvic con il numero 1 e il numero 16 invece è Pescador. Poi a seguire numero 5 Gianluca Dapiran, numero 19 Luis Felipe Gaeta, numero 7 Michael Gufler, numero 22 Hannes Innerebner, numero 10 Andreas Kammerer, numero 2 Alessio Moretti, numero 3 Martin Sonnerer, numero 14 Maro Sporcic, numero 11 Andreas Stricker, numero 23 Dejan Turkovic, numero 6 Lucas Waldner, numero 9 Andreas Mittersteiner. Il tecnico è Alessandro Fusina. Questa è la formazione del Bolzano che, come già detto, fa meno di Riccardi. Andiamo subito sul versante dei padroni di casa, Bressanone, anche qui con l'ausilio della grafica. Numero 1 Benno Fattner, numero 13 Holger Kovacs, numero 8 Mariano Castro, numero 38 Bruno Berzic, numero 44 Andrea Basic, numero 75 Dominic Dorfman, numero 19 Marcus Wieland, numero 21 Alex Wierer, numero 23 Davide Slanzi, numero 24 Jonas Penn, numero 27 Michael Ranalter, numero 28 Silas Oberauk, numero 30 Uros Lazarevic, numero 77 Felix Sader. Il tecnico è il signor René Kramer. Questa era dunque la formazione della Bressanone che, abbiamo detto, ha pareggiato nella gara inaugurale della stagione contro il Trieste, poi due in posizione che sono valse i 5 punti attuali contro i 6 del Bolzano. Bolzano che guida in solitaria la classifica di questo girone A, a pari punti invece con il Bressanone c'è anche il Cassano Magnago del tecnico Davide Koles, più dietro invece con un maggiore ritardo in classifica Bressano e Merano, che sono altre due squadre accreditate però alla corsa alle prime posizioni, dunque alla possibilità di accedere poi direttamente al girone unico, quello della pool playoff che porta ai playoff per lo scudetto. Squadre che sono schierate, un dato statistico che la dice lunga sulla tradizione, sullo fascino che questo derby esercita sugli appassionati della pallamano, è il 52esimo confronto tra Bressanone e Bolzano dal 1973 a oggi. Il primo e l'ultimo sono stati vinti dalla formazione bolzanina nel 73, era l'allora campionato di Serie B, 17-12 il finale in favore della squadra biancorossa, mentre lo scorso anno in quel campionato che poi il Bolzano ha vinto in finale contro Fasano, l'ultimo derby era terminato con il punteggio di 28-24. È terribilmente equilibrato il bilancio perché sono 25 le vittorie di Bressanone, 3 i pareggi, 23 le vittorie di Bolzano. Vedremo chi smuoverà questo bilancio da una parte o dall'altra. Arbitri dell'incontro, la coppia formata dai signori Luciano e Ciro Cardone, entrambi di Napoli. Tutto pronto per il fischio d'apertura, dicevamo, di un Bolzano che fa meno di Riccardi, un Bolzano che deve, se possibile in una partita così importante, anche riuscire a dosare le forze, perché sabato prossimo poi c'è una partita attesissima, primo trofeo della stagione per la 1 maschile, si assegna infatti la Supercoppa. In campo il Bolzano appunto che da padrone di casa ospiterà
la formazione del Fasano, dunque un remake delle finali di campionato e della Coppa Italia della passata stagione. Lo scorso anno un trofeo per parte, Coppa Italia al Fasano, scudetto al Bolzano. Vedremo come andrà quest'anno. Gara in diretta naturalmente su Palamano TV con fischio d'inizio alle ore 16 sabato prossimo. Dunque altro grande appuntamento con la Palamano italiana. In quell'occasione coach Alessandro Fusina dovrà fare a meno dello squalificato Gianluca Dapiran, sarà sicuramente un'assenza importante. Andiamo a vedere proprio lo starting 7 di Bolzano, perché tra i pali c'è il solito Mate Volarevic, non ci sono sorprese. Sulle ali abbiamo Dapiran e Sonerer, poi Inner Ebner come pivot, il trio di terzini è formato da Gaeta, Turkovic e Moretti, la miglior formazione possibile, quindi quella che schiera Alessandro Fusina, che è in panchina poi all'asso Mario Sporcic, altro giocatore di grandissima esperienza. Invece Ranalter Castro, Viland, Lazarevic, Basic e tra i pali Fattner per René Kramer e il suo Bressanone. È iniziata la sfida, attacca da sinistra a destra dei vostri schermi in maglia bianco-rossa il Bolzano, si difende in maglia bianco-verde il Bressanone. Subito un tentativo d'accelerazione da parte di Turkovic che viene però fermato, anzi la difesa è stata poi su Moretti. Gaeta, ecco Moretti che si alza dalla distanza, Fattner, gran parata sulla ribattuta. Era arrivato come un gatto in Rebner, come se fosse un'invasione il pivot di Bolzano. E allora Lazarevic traversa, ma subito 42 secondi, un tiro per parte, partita che è iniziata a ritmi altissimi, quella tra Bressanone e Bolzano, derby attesissimo, ma anche big match di questa quarta giornata del campionato di Serie A1 maschile, uno dei tre big match per la verità, perché nel girone C se ne giocano altri due. A Conversano la squadra di Tarafino riceve l'Arbatro Siracusa, mentre alla Palazzo dello Sport di Fondi gli uomini di De Santis ricevono i vice campioni d'Italia della Junior Fasano. Attacco del Bressanone, Berzic, uno dei volti nuovi della formazione brissinese, la parata sul tentativo di sottomano da parte proprio di Berzic, da parte poi di Volarevic sul ribaltamento, cerca subito di farsi largo Gaeta che libera una gran conclusione, portieri protagonisti perché Fattner fa un'altra gran parata, 1,5 sul cronometro, 0-0 il punteggio qui a Bressanone. Attacco della squadra di casa, Lazarevic, una serie di finte ma non c'è spazio. Intanto sentite sotto il mio microfono incessante il tifo, il calore della Palasport di Bressanone, pubblico sempre numerosissimo, gremito il Palazzo dello Sport, c'è sempre grande fascino, grande tradizione per quando si parla di grande pallamano qui a Bressanone, una delle piazze storiche della pallamano italiana, e questo è uno dei derby storici del nostro movimento. Lazarevic, ancora Viland, poi il suo tentativo, c'è stato un tocco del muro, pallone in mano ancora al Bressanone. Viland, una serie di incroci per far muovere Basic, poi ci ha provato Lazarevic, ha parato ancora Volarevic, 2,5 che se ne sono andati, sempre 0-0 il punteggio. Prova Moretti, ha parato Fattner, lasciano giocare gli arbitri, non c'è fallo, sempre inchiodato sullo 0-0 il punteggio, alza la testa Berzic e poi il primo gol del match lo mette a segno Uros Lazarevic, che riesce dalla linea dei 6 metri a bucare Volarevic. 1-0 il risultato, 3 minuti giocati nel corso del primo tempo, c'è un'ammonizione adesso ai danni di Ranalter, giocatore del Bressanone, ammonito per questa difesa su Felipe Gaeta, una difesa comunque che ha permesso al Bressanone di reggere a questo tentativo in velocità da parte della formazione di Bolzano. Turkovic, Gaeta, c'è un cambio di posizione, Moretti, è uno schema questo di Bolzano, Inner Ebner ha appoggiato ancora su Gaeta, Turkovic per invitare al tiro Moretti che va in elevazione, viene spinto in aria, bisogna ripartire, Turkovic, un missile di Dejan Turkovic, palla che batte sul palo, Fattner aveva già battezzato in porta il pallone perché effettivamente era impossibile reagire anche per il più tempestivo dei portieri, per il più reattivo degli estremi difensori, provare a parare quel tiro. Ci ha pensato però il palo a fermare Dejan Turkovic. 1-0 in favore di Bressanone, il punteggio, fa fatica a sbloccarsi il Bolzano. Siamo già al quarto minuto, non è ancora arrivata però la prima rete della partita per la squadra di Fusina. Berzic, Viland,
Ranalter manovra ancora Berzic per il Bressanone, il tentativo 2-0 Bressanone, Bruno Berzic mette il timbro sulla gara, prima rete per lui. E poi Turković, ma Fattner è eccezionale fino ad ora, 4 minuti e 20 superlativi, è ancora poco, ma questo portiere Fattner sta facendo una gran partita, non è da meno. Volarevic intanto dall'altra parte, perché anche lui è riuscito a deviare questa conclusione, il risultato è sempre sul 2-0, ma attacca Bolzano, Turković prova lui ad infilarsi, c'è fallo, solo 9 metri su questo tentativo d'attacco da parte di Bruno, anzi Dejan Turković. Gaeta, pallone per Dapiran, ancora Turković, poi il tiro di Moretti al lato, nulla di fatto sul tiro da parte di Moretti, Lazarević per il ribaltamento e l'attacco della e il gol di Viland, e l'attacco del Bressanone 3-0, partenza eccellente della formazione del Bressanone, avanti sul 3-0, ci prova Sonnerer, il gol dell'ex per sbloccare il punteggio, Martin Sonnerer, brissinese d'origine, va a mettere dentro questa conclusione il mancino, classe 94, conclusione sul primo palo che ha trovato stavolta impreparato Fattner per la prima volta nel corso di questa sfida. 5 minuti e mezzo che sono stati giocati in questa sfida, 3-1, ritmi altissimi. Vedremo se le due squadre sapranno mantenere appunto questo ritmo di gioco fino alla fine. Attacco di Bressanone. Bieland. Poi Lazarević, una serie di incroci, sta giocando con il settimo giocatore di movimento Bressanone che lascia fuori Fattner, scelta coraggiosa questa di René Kramer, perché il tecnico austriaco se la gioca senza portiere nonostante non ci siano ovviamente situazioni di inferiorità numerica. Wieland ha subito un fallo, regge bene a questa soluzione adottata dalla Bressanone il Bolzano. Lazarević, poi la tiro sotto passivo di Basic, conclusione però pretenziosa, il muro di Bolzano non ha fatto alcuna difficoltà a deviare quel pallone, ancora attacco di Bressanone, Lazarević, c'è un fallo, ancora Lazarević, si alza dalla distanza, ancora fallo da parte di Nerebler, si continua a giocare, sempre braccio alzato del passivo, 9 metri. Lazarević dagli 11 metri, il tiro sporcato dal muro, poi palla che è finita sul palo, il lancio di Gaeta per Sonner che se ne va tutto solo, Fattner lo aspettava su quel palo, ha parato bene Fattner, ma c'è un fallo, ammonizione per Kovacs, sarà tiro dai 7 metri conquistato proprio da Martin Sonner, che è andato con coraggio, si è gettato nello spazio, è stato spinto, sportellata di Kovacs che ha disturbato il movimento di Martin Sonnerer, tiro dai 7 metri con l'opportunità ora per Dejan Turković, la finta di Turković che è uno specialista della linea dei 7 metri, si conferma tale, uno dei migliori giocatori in assoluto del campionato italiano, vincitore delle ultime due edizioni dei FIGH Awards come miglior giocatore italiano appunto della massima serie. Cocca ora l'ottavo minuto, 3 Bressanone, 2 Bolzano, al break di 3-0 iniziale fatto registrare dal Bressanone, il Bolzano risponde con questo mini parziale di 2-0 per riaprire la contesa. Bieland, Basic, poi Berzic che va verso destra, aveva provato a chiamare in causa Castro che si è visto poco fino ad ora, Castro che è uno dei migliori realizzatori in assoluto del campionato italiano. Turković aveva visto Stryker, poi si lotta per la palla, la riconquista Fattner che va a lanciare il contropiede per Basic che è tutto solo, Basic la finta all'incrocio dai pali, Andrea Basic per il 4-2 che fa esplodere il Palasport di Bressanone. Ammonizione per Felipe Gaeta per un fallo a palla lontana su
run alter, un fallo che è avvenuto in fase di contropiede. Si gioca Moretti. Poi la pallone per Gaeta. Ancora Moretti in posizione di centrale. Le finte di Turković che prova a liberare la conclusione. Nulla di fatto. Moretti, il tiro di Moretti, insidiosa questa conclusione che però è finita sul palo. Poi in qualche modo riescono i giocatori del Bressanone con una grande caparbietà a tenere quel pallone in gioco. Prima Castro che ha evitato l'invasione, ha spinto via il pallone nella maniera migliore che ha potuto. Palla che stava terminando oltre la linea dell'out, c'è riuscito poi Viland in caduta a rimetterla in gioco. 4-2 il punteggio. Bressanone regge ancora con una prestazione difensiva fino ad ora eccellente, in particolare del suo portiere, perché Fatter sta facendo una partita incredibile, ma sono trascorsi appena 10 minuti, gara lunghissima, e Bolzano chiaramente la squadra campione d'Italia, squadra dotata di una classe immensa, e allora partita tutta da vivere insieme. Intanto però il Bressanone mette un altro timbro, lo fa con Viland che si alza dai 9 metri, segna un gran gol. 5-2 il punteggio. È entrato Maras Porcic al centro dell'attacco del Bolzano, è uscito Moretti, Turković in campo, dunque tutta la vecchia guardia della formazione bolzanina. C'è il tentativo, errore di passaggio di Sporcic che non si è accorto dell'uscita di Lazarević, il quale si è mosso molto molto bene, invece dalla sua è andato a rubare quel pallone. Poi ha subito un fallo a terra sia Turković che Lazarević per uno scontro fortuito tra i due. Lazarević resta in piedi anche se è un po' barcollante, viene accompagnato fuori, colpo alla testa per Uros Lazarević. Si riprenderà a giocare tra poco. Il risultato è di 5-2 in favore di Bressanone quando andiamo verso l'undicesimo minuto. Ghiaccio sulla testa per Uros Lazarević, mentre anche Turković è uscito per smaltire i postumi di questo scontro totalmente fortuito, ma che ha comunque permesso alla Bressanone di riconquistare un pallone ancora una volta molto importante. Brzić, Viland, ancora Brzić verso Castro che gioca da terzino destro ora perché, come detto, Lazarević è fuori. Brzić, una finta d'incrocio, va verso destra, c'è un fallo, ammonizione per Gianluca Dapiran, anzi per Moretti, l'ammonizione per Moretti, reo di aver anticipato il pallone con il piede. Intanto si scalda in panchina Michel Gufler, uno dei ritorni di quest'anno in maglia bianco-rossa per quanto riguarda il Bolzano. Mancato rinnovo con Merano, per lui che è meranese d'adozione, un mancato rinnovo che ha lasciato per la verità anche un po' d'amaro in bocca. Bruno Brzić intanto che se ne va tutto solo, lasciato colpevolmente libero di agire e di punire dalla difesa di Bolzano. Tant'è però, 6-2, tanto Bressanone, poco Bolzano, una squadra, quella di Fusina fino ad ora apparsa un po' opaca, e infatti Fusina vuole parlarci su. Time out che permetterà al tecnico siracusano di riordinare le idee dei suoi giocatori. Non ha avuto gli effetti sperati neanche il cambio con l'ingresso in campo di Maros Porcic che ha sostituito Alessio Moretti. Meglio il Bressanone fino ad ora, 6-2 il punteggio. Interruzione e possiamo dare un'occhiata, ma potete farlo anche voi al live ticker sul sito www.fgh.it, aggiornamenti da tutti i campi della Serie 1 maschile e femminile. La prima gioca la quarta giornata stagionale, al femminile invece si gioca il secondo turno di regular season. Qualche parziale dai campi, girone B, Cingoli avanti sul +9, 26-17 al 49esimo
sul Modena. Gaeta conduce all'inizio di secondo tempo 13-10 in casa del Benevento. Brescia sotto 22-17 a un quarto d'ora dalla fine in A1 femminile per la mano del Cassano Magnago. Tornando al campionato maschile invece Teramo conduce all'intervallo 13-10 contro Carpi. Sta per riprendere il gioco intanto, come detto, aggiornamenti che potete seguire anche voi sul sito federale fgh.it, live ticker da tutti i campi della Serie A1 maschile e femminile. Torniamo invece con le immagini del nostro Match of the Week. Bressanone contro Bolzano, 52esima edizione di questo derby dell'Alto Adige, un derby che potrebbe stasera, in base al suo esito, spostare gli equilibri in vetta alla classifica del girone A della Serie 1 maschile. Sarà il primo di due appuntamenti consecutivi qui in Alto Adige, perché la settimana prossima le telecamere di Pallamano TV si sposteranno a Bolzano per la Supercoppa tra Bolzano e Fasano, ore 16 di sabato 21 ottobre prossimo. Alessio Moretti, eccolo il giocatore più atteso di questa stagione del Bolzano, giocatore del 94 lo scorso anno, arrivato a gennaio a Bolzano, subito trascinatore in una serie di finale scudetto che lo aveva visto protagonista. È uno dei giocatori di maggiore talento del nostro campionato, ragazzo di sicuro avvenire, l'abbiamo sentito nella prepartita, molto carico, perché davvero questa può essere la stagione della sua consacrazione. Castro, errore di passaggio abbastanza evidente stavolta da parte di Castro, che non è stato preciso, il pallone è terminato direttamente oltre la linea laterale. Sporcic per il ribaltamento, l'attacco del Bolzano, da manuale questa azione che chiama in causa poi Martin Sonnerer, pallonetto morbido sopra la testa di Fattner, azione deliziosa questa del Bolzano. 13 minuti sul cronometro del primo tempo, 6 Bressanone, 4 Bolzano, prova a rialzare la testa ancora la squadra di Fusina, che però rincorre di fatto dall'inizio della partita. Biland per il possesso di Bressanone. Berzic, pallone per Lazarevic. Ancora un tentativo di liberare Basic, palla che però resta ancora nelle mani dei giocatori di Bressanone. Dopo un fallo parlottano Berzic e Basic con il centrale italo-croato che va a dare indicazione al compagno di squadra. Berzic ancora, Lazarevic chiamato in causa per una conclusione che sbatte contro il muro, poi Innerebner raccoglie la ribattuta, Innerebner tutto solo, la mette dentro, rete di Hannes Innerebner. 6-5 il risultato, bolzanino doc Hannes Innerebner, uno dei giocatori di maggiore esperienza al servizio del team allenato da Fusina. E dunque, quando ci avviciniamo alla scoccare del quarto d'ora, Bressanone deve fare i conti con questo ritorno veemente di Bolzano, che è sotto di una sola rete. Basic, Biland, il tentativo splendido, questo gol, un gol pazzesco di Bruno Berzic, mamma mia che gol ha fatto! Al quindicesimo minuto, gol superlativo di Berzic, un sottomano sensazionale. 7-5 per Bressanone il punteggio. Moretti, Gaeta, Sporcic, va lui in palleggio. Il tiro di Moretti, che adesso ha scaldato il braccio, perché seconda conclusione a segno per Alessio Moretti, che non ci ha pensato due volte, senza paura, in appoggio sopra il muro ha liberato una conclusione assolutamente inapparabile per Fattner. C'è anche un due minuti per Andrea Basic, che ha qualcosa da dire all'indirizzo del direttore di gara. Non è d'accordo con la decisione della coppia Cardone-Cardone, ma deve comunque lasciare il campo. Due minuti quindi per Andrea Basic, che deve accomodarsi in panchina. Inferiorità numerica quella con cui deve fare i conti Kramer e il suo Bressanone. Biland,
Pallone per Berzic che va ad organizzare l'attacco. Lazarevic, ancora Berzic. Cambio di posizione con Vilate che va a muoversi come doppio pivot. Non si intendono i giocatori del Bressanone che devono riprendere posto in maniera ordinata nella loro fase offensiva. Berzic, ancora lui, prende sulle spalle la squadra, risolve una situazione che sarà fatta complicata perché, come dicevamo, i compagni non avevano inteso lo schema da lui stesso chiamato, poi ha dovuto prendere lui in mano la situazione, è andato a concludere, palla tra le gambe, gol meno bello di quello messo a segno qualche minuto fa, ma altrettanto efficace, valgono uno entrambi. E allora 8 Bressanone, 6 Bolzano. Gaeta da Piranna alla prima conclusione, va a sbattere contro Fattner, intervento di Beno Fattner che mancava da qualche minuto, è tornato nuovamente in cattedra però l'estremo difensore del Bressanone alla prima, al primo tiro, al primo tentativo di Gianluca Dapiran, giocatore che dicevamo triestino, classe 94 come Moretti, sono coetanei i due. Dapiran dovrà però guardare dagli spalti la partita di Supercoppa, squalifica per lui dopo le tre giornate combinate dal giudice sportivo, termine della finale di Supercoppa della passata stagione. Lo ricorderete, il 7 dicembre, partita vinta dal Fasano. Lazarevic all'incrocio dei pali, ha tolto le ragnatele, ha dato una spolverata a Lazarevic. Un cecchino in questa occasione il giocatore serbo che davvero ha messo il pallone dove Volarevic non poteva arrivare. Sostituzione, Volarevic in panchina, entra Andreas Kammerer, soluzione dunque del settimo giocatore di movimento per il Bolzano con due pivot e cinque terzini, palla per Kammerer, ancora Fattner però che si prende gli applausi meritati del pubblico di casa, sta giocando davvero una gran partita Beno Fattner che permette alla Bressanone di gestire questo vantaggio di tre reti. C'è tanto di Fattner in questo più tre maturato dopo 18 minuti. Sporcic per Moretti che allarga lo scarico, la palla per Sonner che ha tutto lo spazio, ha tutto il tempo per prendere la mira con un angolo larghissimo, rete del 9-7, Bolzano torna sotto di due reti. È rientrato Basic, si riprende quindi a giocare in 7 contro 7. Biland. Berzic larga la palla per Lazarevic, ancora Biland. Che risale, lavora lui da centrale, si è infilato con molta astuzia anche, è andato a costruirsi questa sanzione, due minuti per Gianluca Dapiran che ha qualcosa da dire all'indirizzo degli arbitri ma dovrà comunque anche lui sedersi in panchina per i prossimi due minuti fino al 21esimo, quindi il Bressanone sarà in superiorità numerica, la prima sospensione temporanea ai danni della formazione del tecnico Fusina. Berzic Biland, ecco Lazarevic che ha fintato un passaggio al terzino e ha pescato ottimamente Andrea Basic che poi non ha sbagliato, 10-7, ancora più 3 e subito diventa una più 2 perché Felipe Gaeta non si fa attendere e con esso anche la reazione del Bolzano, rete di prepotenza questa di Felipe Gaeta, sotto di due reti la formazione della Bolzano. Lazarevic, ancora un caldo l'asse che porta ad Andrea Basic, stavolta però c'è un fallo, direttori di gara che vogliono riportare l'ordine, era stata irregolare la rimessa in gioco di Volarevic che aveva ridato il là velocemente all'azione di Bolzano in maniera però imprecisa. Ha perso palla però stavolta il Bressanone. Attacco del Bolzano che è sotto di due reti. È entrato il capitano Lucas Waldner, capitano del Bolzano,
Gaeta, impreciso il passaggio di Moretti, deve inventarsi qualcosa Gaeta, lo fa come è sua abitudine, con grande classe, con grande eleganza nei movimenti. Giocatore italo-brasiliano, classe 82, Felipe Gaeta va a costruire praticamente tutto da solo questo gol, che permette però al Bolzano di tornare sotto di una sola rete, 10-9 il risultato, meno di 9 minuti all'intervallo. Berzic, Biland, Ranalter chiamato in causa per un incrocio, anzi è una serie di incroci questa, per provare a far muovere la difesa della Bolzano. Il tiro è stato di Vilad, per quanto riguarda il Bressano ne ha parato Volarevic, il ribaltamento dall'altra parte, la velocità, la palla da Gaeta, stavolta c'è un anticipo, gli arbitri fermano il gioco, rumoreggia il pubblico perché il fischio è arrivato forse con un attimo di ritardo, è finito a terra Anesine Rebner, un fallo fortuito comunque quello di Lazarevic, che nel tentativo di anticipare il pallone ha colpito nel contempo al volto in Rebner, si riprenderà con un 9 metri a beneficio di Bolzano. Bressanone che se n'era andata in contropiede, un contropiede però bloccato dai direttori di gara. 9 metri, il Bolzano ha ora l'opportunità di andare a pareggiare, un pareggio che manca di fatto dall'inizio della partita, perché appunto all'avvio c'era stata subito un'accelerazione di Bressanone avanti sul 3-0. E fermo il gioco, viene asciugato il campo, fino ad ora Bressanone ha sempre condotto in termini di punteggio la partita, il Bolzano continua a giocare con 7 giocatori di movimento, Stryker e Inne Rebner sono i pivot sulla linea dei 6 metri. Sporcic, il tiro di Moretti, mamma mia che gol di Moretti, imparabile la conclusione di Alessio Moretti, che davvero fa sembrare questi gesti tecnici di una semplicità disarmante. Semplici non sono questi tiri, queste conclusioni, queste giocate, ma bravo lui perché ci sta facendo divertire, sta facendo dei grandissimi gol. Palla all'incrocio dai pali ancora una volta, stiamo vedendo una partita bellissima come era nelle attese. Equilibrio assoluto, 22 minuti e mezzo per ritrovarsi praticamente sullo 0-0, 10-10 tra Bressanone e Bolzano. Biland, che è sicuramente uno dei più attivi nell'attacco di Bressanone, giocatore originario di Bressanone, dunque non può non avvertire in maniera speciale questo derby. C'era stato un tentativo di passaggio da parte di Berzic su Castro, anticipato però dalla difesa di Bolzano. Ancora Bressanone, Wieland, Lazarevic, un po' rischioso il passaggio, poi Lazarevic. Attenzione perché la ribattuta favorisce Andrea Basic, è stata un'azione confusa, concitata, ma poi la serie di rimpalli ha favorito Bressanone, ha favorito Basic con una palla che era stata gettata nella terra di nessuno praticamente da Lazarevic, ci ha creduto, ha avuto il merito Martin Castro che l'ha rimessa dentro, poi pallone vagante, si è gettato come un falco su quella sfera Andrea Basic. 23 minuti e 41 secondi trascorso nel corso del primo tempo, Bressanone 11, Bolzano 10. Il tiro da parte di Sporcic, poi la ribattuta, palla che era finita sul palo, la ribattuta con l'ultimo tocco di Wieland favorisce ancora il Bolzano. Sporcic per Moretti, cercano un anticipo i difensori del Bressanone, Moretti ha spazio per la conclusione, quando arriva sugli 8 metri Moretti diventa immarcabile, almeno così è stato in questi primi 24 minuti, quasi 25, praticamente tutte le volte che ha varcato la linea dei 9 metri senza opposizione ha lasciato partire conclusioni che hanno fulminato, non hanno lasciato speranza a Fattner. Berzic, Lazarevic, Biland, Berzic,
Finta di passaggio al pivot e rete di Bruno Brzić con grande astuzia. Giocatore d'esperienza Bruno Brzić ha vinto con la maglia della Junior Fasano, Scudetto e Coppa Italia, nella stagione in cui Fasano ha alzato tutti i trofei al cielo, tutti i trofei appunto di quell'annata, primo Scudetto e prima Coppa Italia nella storia della Junior Fasano. Il centrale di quella squadra era Bruno Brzić. Turković ha cercato un passaggio al pivot, tiro dai 7 metri conquistato dal Bolzano con il buon passaggio di Dejan Turković, che ha pescato ottimamente il compagno Striker. Dejan Turković dalla linea dei 7 metri ne ha già messo dentro uno. Dejan, vediamo qual è l'esito di questa conclusione, traversa poi la ribattuta, viene riconquistata dalla Bressanone, palla che è tornata in mano a Bruno Brzić, sfortunato stavolta Turković, palla che è finita appunto sulla traversa a Fatner battuto. Un gol e un errore il bilancio di Dejan Turković dalla linea dei 7 metri questa sera. Brzić ha provato un passaggio al pivot, non c'è fallo secondo gli arbitri. Sonnerer va a sbattere contro Wieland, è ripartito comunque in velocità il Bolzano, deve fermarsi Turković che non ha visto Pertugi per andare dentro in velocità, e allora può riorganizzarsi la squadra ospite. Ha cambiato difesa intanto il Bressanone perché c'è Brzić che gioca da centroavanti, più spostato verso destra, quasi una marcatura uomo su Gaeta, anzi lo diventa ora a tutti gli effetti, marcatura uomo su Gaeta. Ora va a muoversi verso il centro Brzić che prova a disturbare la trama di gioco del Bolzano. Sonnerer, coniglio fuori dal cilindro di Martin Sonnerer, che con un angolo strettissimo riesce ad appoggiare il pallone sopra le mani di Fatner. Si è lasciato ingannare Fatner stavolta perché aveva effettivamente poche chance di tirare da qualche altra parte Sonnerer. Pallone che è finito sul primo palo beffardamente, lentamente alle spalle di Fatner. Fallo su Lazarević. Si gioca, Wieland si alza, c'è l'anticipo di Tapiranca, ha riconquistato il pallone, attenzione perché può essere il contropiede del più uno per Bolzano, ha il tiro di Moretti, rete di Alessio Moretti, 13 Bolzano, 12 Bressanone, primo vantaggio della partita della formazione di Fusina. Il time out arriva e stavolta a chiamarlo però è René Kramer, il tecnico austriaco della formazione brissinese, che ha visto il momento di difficoltà dei suoi giocatori. Tutto il primo tempo, praticamente tutto il primo tempo avanti Bressanone, ora deve però rincorrere con un Bolzano che è salito di tono minuto dopo minuto con il trascorrere e il giocare delle azioni. La squadra di Fusina ha preso in mano la partita con questo contropiede di Moretti, ora si è portata in vantaggio 13-12 il punteggio per questa gara, questo derby d'Alto Adige che vi ricordo è valido per la quarta giornata del campionato di Serie A1 maschile, per in particolare per quanto riguarda il girone A, ma ci arrivano risultati da tutti i campi della massima serie, al maschile e al femminile, che vi ricordo potete seguire grazie al live ticker sulla home page del sito fgh.it. abbiamo anche qualche risultato finale che ci giunge dai campi con il Cingoli che ha battuto 31-24 il Modena, nel femminile invece vittorie per Conversano e Cassano Magnago, entrambe in trasferta, battute rispettivamente Ferrara 31-20 e Brescia 29-24. Nel campionato maschile ha vinto invece 28-21 in trasferta il Gaeta, che ha battuto il Benevento. Per tutti gli altri aggiornamenti in diretta dai campi, ve lo ricordo ancora, fgh.it, sulla home page trovate gli aggiornamenti dai campi della massima serie, dalle partite del massimo campionato. Gioco ancora fermo, è esaurito il tempo del time out chiamato da René Kramer, l'allenatore del Bressanone. Meno di 3 minuti, anzi 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo, Bolzano ha preso in mano la partita ed è avanti sul più uno. Wieland.
Lazarević, Berzic, fallo di Striker e da Piran, 9 metri. Le finte da parte di Berzic che prova un passaggio al pivot, era chiusa però molto bene da Striker la linea di passaggio, difendono bene i due terzi della Bolzano, Striker e da Piran. Segnalazione di passivo, Wieland, braccio alzato da parte degli arbitri, vediamo chi va al tiro, ci prova Lazarević che la mette dentro, gol di Uros Lazarević, giocatore serbo che avevamo già conosciuto nel campionato italiano con la maglia dell'Ancona. Uno dei top scorer della formazione del Bressanone. Uros Lazarević ha messo dentro ancora una volta la sua seconda rete in questa partita, la 15ª rete in questo campionato di Serie A maschile. Errore di passaggio abbastanza banale stavolta di Mario Sporcic. Era una palla indirizzata direttamente a Gaeta. Palla che è finita però al lato, mancano 55 secondi e poi squadra negli spogliatoi, ma soprattutto attacco e possibilità ghiotta per Bressanone di andare all'intervallo con il risultato dalla propria parte. Castro, tentativo di passaggio di Berzic per Basic, palla che però non è arrivata a destinazione, causa un anticipo della difesa di Bolzano, un anticipo falloso. E allora ancora Bressanone avanti, vuole una passivo, una segnalazione di passivo, fusina dalla panchina, ancora piede, ancora fallo. E con ogni probabilità Bressanone avrà tempo e modo di prendersi l'ultimo tiro di questo primo tempo. Si è alzato il braccio del passivo, Wieland. Le finte di Berzic, ancora fallo, sempre passivo, eccolo, sarà l'ultimo tiro, 4 secondi, Lazarević, il tiro, ha parato Volarević, super parata da parte di Volarević, finisce così il primo tempo, Bressanone e Bolzano si equivalgono, 13-13 il punteggio dopo i primi 30 minuti di partita, equilibrio assoluto, non potevamo chiedere di meglio da un derby, non potevamo chiedere di meglio da uno scontro al vertice, è una partita tutta da vivere insieme, grandissime emozioni qui a Bressanone, non vi muovete perché rischiate di perdervi la parte migliore, i secondi 30 minuti, quelli che potrebbero cambiare le sorti questa sera dopo la quarta giornata del primato del girone A della 1 maschile. A tra poco.
16-13, equilibrio assoluto dopo il primo tempo qui a Bressanone in questo derby valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A1 maschile girone A tra Bressanone e Bolzano. 52esimo derby tra queste due squadre che arrivano a questa partita, l'una il Bolzano con 6 punti in classifica, punteggio pieno, mentre l'altra il Bressanone con 5 punti conquistati, nessuna sconfitta, 2 vittorie e un pareggio nei primi 180 minuti del campionato. 13-13, totale parità dopo i primi 30 minuti con un Bressanone avanti però per larghi tratti nel corso appunto del primo tempo. Bressanone che però poi ha dovuto fare i conti con il ritorno veemente prepotente dei campioni d'Italia che hanno impattato sul 12-12, hanno messo la testa avanti sul 13-12, è arrivato poi il pareggio di Lazarevic, è finito così il primo tempo, equilibrio assoluto, ma è ricominciato il gioco, inizio di secondo tempo, attacco di Bressanone. Subito un fallo e un 9 metri, si riparte però senza esiti. Il tiro di Berzic ha parato Volarevic che ha giocato un primo tempo ai suoi livelli, ma anche dall'altra parte Beno Fattner non è stato da meno, meno titolato ma sicuramente altrettanto efficace il portiere della Bressanone. Gran partita la sua, una partita che ha permesso alla sua squadra di giocare per gran parte, come dicevamo, del primo tempo davanti in termini di punteggio rispetto agli avversari. Turković prova a muoversi per un tentativo, la conclusione che però non arriva perché non c'è spazio, vuole una segnalazione di passivo, la panchina della Bressanone si continua a giocare, Turković praticamente da fermo il suo tiro, c'è il tocco che è del muro. Si gioca, pallone in mano per Moretti, ha provato il giocatore del Bolzano, palla che però è stata neutralizzata da Fattner, sostituzione, esce lo stesso Fattner, entra Berzic, dunque un giocatore in più nella fase d'attacco, la virgola cercata da Ranalter, palla che è stata però parata da Volarevic, sarebbe stato un gran gol. Arrivato invece l'intervento di Mate Volarevic che ha rovinato un po' la festa, Ranalter dall'altra parte invece è efficace, è un cecchino che Martin Sonner che non sta avvertendo in alcun modo l'emozione dell'ex alla seconda stagione con la maglia della Bolzano, il mancino della Bressanone, il tiro di Wieland, palla che si è stampata sul palo, nulla di fatto, Bolzano è avanti e ha in mano la palla della possibile più due. C'è uno scarico, Gaeta ha aspettato fino all'ultimo il movimento di Fattner, adesso si è zittito un po' il palazzo dello sport di Bressanone, si sente più il versante dei tifosi di Bolzano, quello alla destra della nostra postazione, perché il Bolzano fa registrare quello che è il suo massimo vantaggio nel corso della partita, 15-13, e vedremo se Kramer e il Bressanone avranno preparato la partita consapevoli appunto della forza, consapevoli della capacità di un Bolzano che non si è lasciato intimidire da un inizio di partita un po' in sordina con la Bressanone che era avanti anche fino al più 4 sul 6-2. Bolzano che ha avuto pazienza, ha saputo sfruttare anche la lunghezza, l'ampiezza del suo roster ed è ora avanti sul più 2, tiro dai 7 metri intanto costruito dal Bressanone con Martin Castro che andrà dalla linea dei 7 metri. Gioco che è fermo per asciugare il campo. Vi ricordo che sul sito federale fgh.it potete seguire gli aggiornamenti, i live ticker dai campi della Serie A 1 maschile e femminile. Abbiamo altri finali rispetto a quelli che vi avevamo già comunicato in precedenza. Vittoria di Salerno alla femminile 39-20 contro Teramo. Pareggio sempre alla femminile tra Dossobuone e Bressanone 23-23. Torniamo in diretta perché Castro si appresta a tirare questa conclusione dai 7 metri. Ha parato il solito super Mate Volarevic. Palla che è terminata però oltre la linea laterale. Allora ancora possesso al Bressanone. Lazarevic, Wieland, Berzic, Ranalter, una serie di finte da parte di Berzic che prova a liberare Wieland, il quale però viene trattenuto da tre giocatori della Bolzano.
9 metri, sempre più 2 Bolzano sul Bressanone. Segna l'azione di passivo, vediamo come si comporta in questo frangente l'attacco della Bressanone. Ha parato su Volarevic e poi il tiro di Castro, che si è liberato molto molto bene dalla marcatura di Moretti, che è stato quasi costretto per evitare una sanzione a lasciare andare l'italo argentino. Poi Castro non ha sbagliato la posizione agevolata. Gaeta intanto sul versante opposto va a conquistarsi un tiro dai 7 metri. È sempre massima la resa quando il pallone passa per le mani di Felipe Gaeta. Una sicurezza per coach Sandro Fusina, questo giocatore. Dalla linea va Moretti. Il tiro di Moretti, palla sopra la testa dell'estremo difensore di Bressanone. Pallone appoggiato morbidamente, conclusione un po' beffarda. Questa tirata da Alessio Moretti, che ha cercato poi lo sguardo con l'estremo difensore avversario per scusarsi. Un tiro voluto, quello sopra la testa, ma chiaramente senza cattiveria. È arrivato intanto il gol dall'altra parte per il Bressanone. Torniamo quindi in telecronaca perché la partita non ci concede pause e Martin Sonner raccoglie una ribattuta su una parata di Fattler, riappoggia la palla sopra la testa del portiere. 17-15, botta e risposta tra le due squadre. Avanti ancora il Bolzano sul più 2. Atmosfera unica quella qui a Bressanone, dove si gioca palla a mano, ma nel frattempo di sottofondo suonano le trombe e il tifo è davvero incessante. Berzic, una serie di finte, la palla per Lazarevic, poi Wieland, ancora Berzic che finta un passaggio all'ala, deve tornare verso il centro nel lato del campo a lui più congeniale. Ancora Berzic, Lazarevic, Volarevic, l'estremo difensore fa una gran parata, poi Ranalter che va a prendersi il boato del pubblico di Bressanone. Palla tra le gambe di Volarevic, che intanto sta salendo di tono minuto dopo minuto, ha messo in fila un paio di parate sicuramente di livello superiore. Stavolta è stato sfortunato perché la ribattuta ha favorito poi Ranalter, il quale non ha sbagliato e ha messo dentro il gol del meno 1 Bressanone. 17-16 il punteggio. Turković ha chiamato in causa Moretti, che aveva messo palla da una parte, portiere dall'altro, il palo gli ha negato la gara del gol. Lazarevic arriva come un treno, Volarevic era lì, non è riuscito però a deviare il pallone. Ecco il pareggio, tutto ancora da rifare. 17-17. Turković, Gaeta, la finta di Gaeta, poi Turković, palla dietro la schiena, un doppio scarico da Piran, vediamo, da Piran si gioca, non c'è fallo secondo gli arbitri. Sarebbe stata un'azione da vedere e rivedere con due passaggi dietro la schiena, e invece dall'altra parte ci prova Berzic, il palo. Ma che partita stiamo vedendo stasera, mamma mia, quante emozioni da una parte e dall'altra. Wieland, Ranalter, Lazarevic, segnalazione di passivo su questo attacco della Bressanone. Berzic con pazienza, però il tiro di Berzic insidioso lo controlla in qualche modo Volarevic. Altro errore, altro cambio di possesso. Moretti in velocità, Turković, Turković va dritto come un treno, poi scarica su Dapiran, la palla per Moretti che deve tornare verso destra su Gaeta, lo scavalcamento di Gaeta che ha lasciato il difensore completamente spiazzato col suo movimento. Non ha seguito però l'azione Sonnerer, Gaeta ha perso anzi forse lui l'attimo per lo scarico. Comunque ancora fallo e possesso sempre in mano al Bolzano, equilibrio totale ancora dopo 38 minuti, 17-17 a Bressanone. Si gioca Turković, la palla per Gaeta che ha pescato ottimamente sulla linea, Stryker, rete da parte di Stryker, grandissimo passaggio di Felipe Gaeta, giocata
splendida di Gaeta, che ha messo il pallone in mezzo a una selva di mani e di gambe del difensore di Bressanone. Pescato il compagno e siamo nuovamente sul più uno, stavolta in a favore del Bolzano. Gioco fermo per permettere di asciugare il campo. A rimettere in gioco e Basic si gioca. Lazarević, Basic, Castro, poi Wieland verso Berzic, palla per Castro che ha tagliato come doppio pivot, rete, il pallone ha varcato la linea di porta, gol molto 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 bello questo del Bressanone, non tanto per la conclusione finale di Castro quanto per l'azione costruita, come anche questa rete di Gianluca Dapirane che mette la palla sul secondo palo della porta difesa da Benno Fattner. 19 Bolzano, 18 Bressanone. Che partita, che partita, che partita. Ancora un servizio al pivot di Berzic per Basic. Berzic, Wieland. Dopo un fallo e il successivo 9 metri. Wieland, un tiro all'improvviso. Aveva sorpreso difesa e volare. Vice palla che però ha fatto la barba al palo ed è finita al lato. 40 minuti sul cronometro. Gaeta per Turković che si era mosso verso di lui per provare una conclusione a sorpresa che però non è arrivata. Si riorganizza e si riposiziona a Bolzano. Moretti, Turković accelera verso sinistra, l'ultimo tocco è della difesa del Bressanone che ha sporcato quel pallone, time out chiamato da Fusina con Turković che si è arrabbiato con Basic e vedete che i due continuano a distanza, un duello verbale. Turković deve essersela presa per una difesa forse troppo energica da parte di Basic. Ancora squadre vicinissime in termini di punteggio, 19 a 18 in favore di Bolzano, il punteggio sul Bressanone qui in questo derby d'Alto Adige, 52esimo derby dalla 73 ad oggi tra queste due squadre. Vi ricordo il bilancio delle gare, 23 vittorie in favore del 25 in favore del Bressanone, 23 invece in favore del Bolzano, 3 i pareggi. Andiamo a dare invece velocemente un'occhiata ai risultati che ci arrivano dai campi della Serie A1 maschile e femminile. Andiamo sulle gare che si stanno svolgendo in questi minuti. Teramo che si appresta a vincere perché a 4 minuti dalla fine avanti 24-18 contro Carpi. Appiano al quarto d'ora del secondo tempo conduce 20-17 sulla mezzocorona e avanti a un quarto d'ora dalla fine anche qui Merano 17-15 sul Malo nel secondo tempo, 17-14 all'undicesimo del secondo tempo tra Pressano e Molteno, sta vincendo largamente a metà della ripresa 26-16 il Bologna in casa del Romagna. Big match, due big match anzi da vivere insieme, potete seguire live ticker su fgh.it, sono quelli del girone C con Bersano al 37esimo e avanti sul più 3 contro l'Albatro 16-13, mentre tra Fondi e Fasano distanza minima 22-21 in favore di Fasano, anche qui siamo al 37esimo minuto. Live ticker sulla home page di fgh.it per seguire i risultati dai campi delle massime serie A1 maschile e femminile. Turković, rete di Dejan Turković, 20-18 in favore di Bolzano il risultato dopo il time out chiamato da Fusina. Nove metri, Lazarević, Berzic, Wieland, ancora Berzic, Wieland, cambio di posizione tra i due, ecco Basic che appoggia per Lazarević, Berzic, pallone di ritorno, lo scarico per Castro che ha spazio per la conclusione, rete
di Castro, azione splendida questa della Bressanone per il 20-19. Guffler che deve lasciare il campo, entra Gaeta. Turković, ancora Gaeta, c'è il taglio da parte di Sonnerer, due pivot, raccoglie con una mano Moretti. Che partita sta giocando Moretti, tutto ciò che ha toccato fino ad ora stasera si è trasformato in oro. Palla all'incrocio dei pali, ha raccolto un passaggio di Turković neanche troppo preciso per la verità, con una mano, e poi ha messo la palla dove l'estremo difensore di Bressanone non può arrivare. 21 Bolzano, 19 Bressanone, 42 minuti e mezzo giocati nel corso di questa sfida. Berzic ha sicuramente qualche soluzione in meno, Kramer se non altro nella fase d'attacco, dove di fatto sta giocando con gli stessi 7 dall'inizio della partita. Vedremo se questo potrà pesare col passare dei minuti, che Bolzano invece dalla sua si permette il lusso di tenere Gaeta fuori nella fase difensiva, ma in panchina con la felpa c'è anche Mario Sporcic. Certo, non ne hai bisogno quando Moretti gioca una partita come quella di stasera, ma è chiaro che Sporcic è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che può dare un apporto determinante in partite, soprattutto in partite così importanti. Si riprende a giocare Berzic, la palla larga di Milan, l'ultimo tocco è stato della difesa della Bolzano. Ancora Berzic che prova ad andarsene, la palla sulla linea, si combatte per il pallone, invasione e ribaltamento. Turković alza la testa, va da solo, si è mosso benissimo Striker che va a mettere dentro, gran movimento da parte di Striker, ha dovuto solo cedergli il pallone Turković. 22-19, nuovo massimo vantaggio del Bolzano, time out chiamato da René Kramer. Sulla panchina del Bressanone, 22-19 su questa rete di Striker. Tecnico austriaco ha dovuto fermare l'avanzata bolzanina, Bolzano che ora vuole naturalmente provare a piazzare l'accelerazione decisiva, quella che darebbe l'indirizzo chiaro, netto alla partita. Una partita che Bolzano ha giocato in grande crescendo e che ora sta conducendo. Vi ricordo che Bolzano sarà protagonista anche del Match of the Week della settimana prossima in diretta su Pallamano TV. Non un match qualsiasi, perché si assegna il primo trofeo della stagione in diretta dalla palestra Gestner di Bolzano. Infatti il match seguiremo insieme è Bolzano contro Junior Fasano, finale di Supercoppa, ore 16 in diretta appunto da Palazzo dello Sport di Bolzano. Gioco fermo ancora per qualche istante, ma si sta per riprendere con il match. Palla in mano a Bressanone. Berzic, Viland, Lazarević. Poi ancora Berzic con un incrocio, Viland gli scivola via il pallone dalle mani, bisogna ridare ritmo a questo attacco. Errore di passaggio di Berzic con Viland che si era mosso all'indietro per un incrocio, palla recuperata dal Bolzano. Gaeta va in uno contro uno, palla per Moretti, avevano cercato una giocata in volo i due, poi Gaeta che effettua un recupero difensivo, super la palla di Turković per la parata di Fattner sul tiro di Dapiran. Ha parato però Fattner, il passaggio di Turković era stato illuminante, palla a rimbalzo direttamente
praticamente da centrocampo direttamente sulla sua ala sinistra. Ha sbagliato però da Piran, non ha sbagliato invece Andrea Basic, chiamato in causa molto molto bene dai compagni, poi ha messo dentro, ci pensa Turković a rimettere tutto com'era. Conclusione in appoggio di Dejan Turković, 23-20, dal meno 2 al meno 3 in una frazione di secondo, non ci ha pensato due volte Turković. Gol sempre pesanti i suoi, lo ricorderanno bene gli appassionati di pallamano italiana e ovviamente di pallamano azzurra. Suo il gol all'ultimo secondo contro il Lussemburgo stagione scorsa, il gol che ci ha qualificato alla seconda fase verso i campionati europei del 2020. Gol allo scadere. Viland ha subito fallo. Berzic, Lazarević, ancora Viland che si alza, conclusione stavolta troppo centrale, riesce Volarević a tenere, a controllare quel pallone. Moretti, Gaeta, cambio di posizione, Moretti gioca da centrale, Turković con due pivot Bolzano, Turković è finito a terra in Rebler, si gioca sotto mano, ha parato Fatner che riesce a deviare il pallone oltre la linea di fondo, sfuma l'opportunità del nuovo massimo vantaggio per Bolzano. Vediamo se Bressanone invece riesce ad accorciare. Lo scarico per Castro da parte di Lazarević, palla che sibila accanto al palo ma non entra, si dispera il pubblico di Bressanone, palla che è finita al lato. Moretti, le finte di Turković, poi lo scarico dietro la schiena, aveva cercato un passaggio bellissimo ma difficilissimo Gaeta, non è arrivata a destinazione il pallone. Gaeta, è lui che va a recuperare il pallone dopo l'errore di poco fa, la palla che passa da una mano all'altra poi finisce tra le mani di Castro. Boato del pubblico qui alla Palasport di Bressanone, perché arriva il gol della squadra di casa e arriva il gol di Martin Castro per il 23-21, tutto sempre apertissimo. Rete di Castro che dopo le prime tre giornate di campionato è il miglior realizzatore di Bressanone, 21 reti prima di questa partita per l'Italo-Argentino, uno dei nuovi arrivi, uno dei rinforzi, sicuramente si è messo in mostra nei primi tre turni di campionato. Ottimo il passaggio di Gaeta per Striger che raccoglie con una mano, tiro dai 7 metri. Anzi no, non sono dello stesso avviso gli arbitri, allora 9 metri. Sono stati ingannati, c'era sembrato il fischio che avrebbe condotto a un tiro dai 7 metri, invece non è stato giudicato allo stesso... Non sono stati dello stesso avviso il direttore di gara. Si sta per riprendere con il pallone in mano a Bolzano. Turković, Moretti, Gaeta, tentativo di passaggio al pivot che non arriva a destinazione, ha recuperato palla Castro, può poi alzare la testa Lazarević che vede Viland, palla per Ranalter, ancora Lazarević sul primo palo, bucato Volarević, ecco di nuovo Bressanone 23-22 a meno di 12 dalla fine della partita. Sostituzione, è uscito Striker, in Revener ha ripreso posto sulla linea dei 6 metri. Gaeta se ne va con uno scavalcamento, tiro dai 7 metri per un fallo su Felipe Gaeta.
E gioco fermo, fallo su Gaeta che con uno scavalcamento aveva lasciato sul posto il difensore. Gioco ancora fermo, si incarica della battuta Moretti che ha dato il cambio a Turković dopo l'errore del centrale di Bolzano, palla che era finita sulla traversa, lo ricorderete nell'ultimo tiro dai 7 metri nel corso del primo tempo. Adesso tocca a Moretti, il tiro di Moretti che la mette nell'angolo alla sinistra di Fatrer. 24-22, esulta Alessio Moretti perché è un gol importante che permette al Bolzano di rimanere avanti, di restare sul più 2. È entrato con il numero 77, ora in posizione di centrale Felix Sader. Prova a sfruttare la sua esplosività Kramer, ma che soprattutto ha la necessità di mettere forze fresche in campo, perché lo dicevamo in precedenza, sono gli stessi 7 giocatori sulla 40-20 di fatto dall'inizio della partita. È una situazione questa che può pesare alla lunga col passare dei minuti. Lazarević, Brzić, Sader, ancora Brzić, poi Sader di nuovo che dà in là l'azione ed esce, pallone all'incrocio dei pali, gran gol di Lazarević. 24-23, meno 1, Turković, sempre Turković, ancora Turković, rete importantissima quella di Dejan Turković in appoggio, una conclusione, e dall'altra parte davvero non c'è tempo neanche per raccontare ciò che accade da una parte all'altra, perché è immediato il gol ancora di Lazarević, sempre Turković, e stavolta Fatner pone fine a questo duello personale tra questi due giocatori. Ha parato l'estremo difensore del Bressanone. 25 Bolzano, 24 Bressanone, attacco per i padroni di casa che hanno in mano la palla del possibile pareggio. Sader, pallone per Lazarević, sempre con un giocatore in più Bressanone che rischia qualcosa con la porta sguarnita. È impreciso stavolta il passaggio di Sader, ha dovuto raccogliere la palla a centrocampo Lazarević, segnalazione di passivo Brzić, va lui in elevazione, ecco il pareggio, tutto da rifare ancora una volta. 25-25, si scalda adesso l'atmosfera che si è fatta frizzante qui a Bressanone, perché adesso la partita si è rimessa nuovamente in totale equilibrio. 13-13 alla fine del primo tempo, poi il Bolzano aveva provato a scappar via fino al più 3, la rimessa ancora una volta in piedi il Bressanone, 25-25. Turković, Gaeta, lo scavalcamento di Gaeta, non riesce a prendere le misure su Gaeta la difesa del Bressanone. Dopo 52 minuti ancora una volta Gaeta se ne va con uno scavalcamento, lascia sul posto il difensore e la mette dentro. Siamo come detto al minuto 52, 26-25, ha messo dentro il pallone l'italo-brasiliano Felipe Gaeta, con gli arbitri che ora gli hanno imposto di rimediare alla maglietta strappata. Brzić, Viland, stanno rimediando intanto sulla panchina del Bolzano con del nastro adesivo, del tape per sistemare la maglietta strappata di Gaeta. È arrivato il tiro parato da Volarevic, risultato che non cambia quindi, e Gaeta indossa praticamente una casacca adesso perché gli manca di fatto un pezzo della maglietta.
Gaeta, palla larga per Turco, vince lo scarico per la conclusione vincente da parte di Dapiranna, 26-25 Bolzano. Al minuto 53 ha protestato vistosamente Kramer assieme alla panchina del Bressanone per questa situazione, per questa maglietta di Gaeta che è evidentemente strappata, chiaramente non per volere di Gaeta, ma bisogna rimediare in qualche modo. Berzic, Lazarevic, Berzic ancora, va verso sinistra, Berzic prova ad infilarsi dentro, fallo ai 9 metri. Ranalter, Castro, poi Lazarevic, passaggio sotto le gambe, gran passaggio di Berzic, servizio splendido per Basic, due minuti per Andreas Stricker che deve accomodarsi dunque in panchina, e tiro dai 7 metri, passaggio preziosissimo per gli effetti creati questo di Berzic, perché ha portato a una superiorità numerica della sua squadra con poco più di 5 minuti da giocare e un'opportunità di andare a meno 1 dagli avversari sul tiro dai 7 metri. Tutto pronto dalla linea Berzic, il tiro di Berzic imparabile per Volarevic, 27 Bolzano, 26 Bressanone, 5 minuti e mezzo da giocare. Turković, Gaeta con la maglietta riparata in qualche modo con del nastro adesivo. Moretti, ancora Gaeta che risale, va verso Turković, il tiro in appoggio di Dejan Turković sul primo palo, battuto Fatner per il nuovo più 2 della Bolzano, 28-26. Lazarevic, rientra Berzic, l'attacco di Berzic che prova un tiro difficile, ha subito comunque fallo, ha chiamato poi da terra Lazarevic, voleva un inserimento del giocatore serbo Bruno Berzic. Gioco fermo ancora, si riprenderà con un 9 metri a beneficio della Bressanone. Berzic, Biland, palla per Lazarevic, largo per Berzic, lo scarico per Ranalter, Ranalter va su e poi ha parato, è una parata importante questa di Volarevic, grande intervento da parte di Mate Volarevic che è rimasto in piedi fermo come una statua fino all'ultimo, ha portato all'errore Ranalter perché non gli ha concesso angoli liberi, non gli ha dato soluzioni, è una parata che permette ora alla Bolzano di provare a portarsi sul più 3. Vediamo però questa azione, la palla di Moretti è illuminante, il passaggio spreca malamente però Hinner Ebner, deve rimettere in gioco con rapidità Fatner perché il Bressanone deve provare a recuperare, i minuti scorrono via, errore probabilmente di stanchezza questo in fase di costruzione, un passaggio che è finito banalmente al lato. E intanto se n'è andato un altro minuto, anche qualcosina in più, 56-45 sul cronometro della partita, time out
time out di Fusina, che è stato saggio, è stato, oserei dire, scientifico nella organizzazione dei time out a sua disposizione. Ne ha chiamato uno al 40esimo. Dopo quel time out il Bolzano ha dato un'accelerata importante alla partita, ma lo chiama anche adesso in questo momento così importante, con il Bolzano che conduce sul più 2. Mettere dentro il pallone adesso significherebbe, potrebbe significare andare sul più 3 e lasciare agli avversari molto poco tempo, forse troppo poco tempo, per rimettere ancora una volta in equilibrio la partita. Vi ricordo ancora una volta il live ticker dai campi della Serie A1 maschile e femminile in corso su FGH.it. Vi aggiorno solo con i due parziali dai campi centrali del girone C. Al 43esimo minuto Conversano conduce 25 a 18 contro l'Albatro Siracusa, mentre il Fasano è avanti 30 a 27, sempre al 43esimo minuto in casa del Fondi. Si gioca, palla in mano alla Bolzano, marcatura uomo di Renalter su Turković. Gaeta, Moretti, si alza Moretti che ha tirato a sé la difesa, palla ancora su Gaeta che non è riuscito a scaricare, Turković, le finte di Turković, va in elevazione Turković, Moretti, tiro, poi la palla che finisce su Dapiran, Fatner, gran parata di Benno Fatner, altro errore però di Dapiran al tiro, stavolta aveva tutto il tempo per prendere la mira da Piran, che non è stato impeccabile, e concede questa opportunità sprecata malamente da Lazarevic. Si prende i meritatissimi applausi del pubblico di Bolzano. Mate Bolarevic che fa una grandissima parata, salva di fatto il Bolzano, perché a poco più di due minuti dalla fine quella rete poteva significare meno uno, e invece adesso ancora Bolzano con in mano la palla della più 3. Gaeta, lo scavalcamento di Gaeta, palla in rete, gol di Felipe Gaeta, 29 a 26 a due minuti dalla fine, e vediamo se con questa rete Gaeta e il Bolzano hanno messo in ghiaccio la partita. Basic, rete, gol di Andrea Basic, ben liberato da Bruno Berzic, attenzione, 29 a 27, un minuto e mezzo, poco più, da giocare, 1 a 35, due reti che dividono le due squadre, palla in mano al Bolzano che però può chiuderla qua se la mette dentro. Finisce a terra Turković, c'è un fallo di Berzic, fischia il pubblico. Ha guadagnato intanto con astuzia qualche secondo Turković, Gaeta, le sue finte, Gaeta, 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 il tiro! E palla che ha varcato la linea di porta, rete del 30 a 27 con un minuto da giocare. Adesso è tutto complicatissimo per il Bressanone, che deve affrettarsi a metterla dentro. Siamo entrati nell'ultimo minuto, ovviamente non ha più nulla da difendere il Bressanone, che fa entrare anche il settimo uomo di movimento, si affretta Lazarevic che prova una conclusione, viene fermato però in maniera fallosa dalla difesa di Bolzano, sempre molto attenta, ci prova Sader, lo scarico, ha recuperato palla Moretti, però Moretti può andarsene tutto solo, la porta è sguarnita, il tiro di Moretti che ha subito fallo, vediamo qual è la sanzione. C'è un tiro dai 7 metri che avrà valenza solamente ai fini statistici, due minuti per Sader per un fallo netto nei confronti di un Moretti lanciato a rete. Cronometro che dice 59 minuti e 56 secondi. Riprende posto Fatner in porta per questo tiro dai 7 metri. Moretti, che era andato lanciato con la porta vuota tra l'altro della Bressanone, ha subito fallo. Ora dalla linea dei 7 può definitivamente chiudere la partita, e così la mette dentro Alessio Moretti, 31 a 27. Bressanone che naturalmente giocherà fino all'ultimo secondo. Bressanone che ha reso assieme a Bolzano questo derby davvero avvincente, bellissimo da seguire, deciso di fatto solamente negli ultimi minuti, con una Bolzano
che ha sofferto nel corso del primo tempo, arriva il gol di Castro, ma è finita 31-28, finisce così, due punti al Bolzano che resta imbattuta dunque, e spugna anche Bressanone, resta la squadra da battere, quella di Alessandro Fusina, che batte 31-28 il Bressanone nel 52esimo derby tra queste due formazioni, il 52esimo derby d'Alto Adige, e dunque vittoria, due punti come dicevamo al Bolzano. Bressanone in cappa invece nella prima sconfitta stagionale, sconfitta che però arriva per mano dei campioni d'Italia. Prossimo appuntamento su Palamano TV la settimana prossima, sabato prossimo ore 16 in diretta da Bolzano, la finale di Supercoppa tra Bolzano e Junior Fasano alle ore 16. Da Bressanone per questa sera è tutto, da Matteo Aldamonte grazie per averci seguito, appuntamento questa sera con tutti i finali dai campi della Serie A1 maschile e femminile, e poi in TV su Sport Italia mercoledì alle ore 19.30 con il suo appuntamento con Handball Mania, la trasmissione dedicata alla pallamano italiana con la conduzione di Marcello Festa. Da Matteo Aldamonte ancora grazie per essere stati con noi, come sempre buona pallamano a tutti, alla prossima.